C'ha la voce? Non era così. Rifare la palude a Maccarese è essenziale. Infatti la faremo. La faranno. Io non la vedrò, ma la rifaranno. Perché? Perché l'epoca delle bonifiche, in termini storici e produttivi, è finita. Noi stiamo andando, tutto il mondo va verso la rinaturalizzazione. Non solo in termini ambientali andiamo verso la rinaturalizzazione, ma i principi che hanno ispirato le bonifiche 100 anni fa esatti sono venuti meno. Quel bisogno che c'era 100 anni fa di bonificare i terreni è venuto meno. Oggi non abbiamo più bisogno che i terreni siano così produttivi in modello, sotto un modello di agricoltura industriale. Stiamo scoprendo un altro modello di agricoltura. E l'agricoltura è lo strumento che mette l'uomo a contatto, in rapporto con la natura. Quindi è anche il settore produttivo che prima può recepire i bisogni della nuova società. I bisogni della nuova società sono un rapporto diverso con la natura. Oggi i 1.000 ettari, facciamo 500, della palude di Maccarese, per cui 500 ettari che sono 2 metri sotto il livello del mare, rendono 300.000, hanno un prodotto di 300.000 euro l'anno e costano 400.000 euro l'anno. Se lì ci fosse il lago, come c'è sempre stato per 2.000 anni fino a 100 anni fa, quel lago renderebbe 2 milioni di euro. Perché si farebbe acquacoltura, come si faceva una volta. Un ettaro di acquacoltura rende 15.000 ettari, euro a ettaro. Un ettaro di mais, lì si fa solo monocultura di mais, rende scarsamente 1.000 euro all'ettaro. Per cui oggi è obsoleta. In più, voi non lo sapete, ma tutti quanti noi paghiamo perché tutti i giorni l'acqua sorgiva di quel lago venga aspirata, portata nel canale delle acque alte e portata a Focene. Mentre quando ci serve l'acqua d'estate andiamo a prendere l'acqua del Tevere a Ponte Galeria e la portiamo qui spendendo un sacco di soldi di energia elettrica o di energia. Quindi è l'assurdità totale che si giustificava 100 anni fa e che oggi non c'è più né giustificazione economica e tantomeno risponde a un bisogno naturalistico ambientale. Ma io li ho mai portato su un settore che cavolo! Va bene, no, è veramente interessante.